Il sole cala poi. Il sole cala poi e i turisti indossano scatole di popcorn occidentali, mentre la luce va morendo tra le guglie di due pagode. Ho edificato un mio piccolo altarino in onore alla divinità. Su un tronco ci ho appeso le immagini di lei che moltiplica le braccia in tondo. Sempre. Shiva che moltiplica le braccia in tondo. Shiva che moltiplica le braccia in tondo come ad insegnare un presupposto di risveglio su una nuova vita. Diversa dalla mia, immerdata fino al pensiero. Il traffico di organi. Un ponte emotivo dall'Europa a Kathmandu, al Nepal, e quindi in India, a Calcutta. Credetemi, mai? Mai un fottuto individuo che sia venuto a dirmi: ehi, svegliati, Kemal! Ehi, Kemal, svegliati! Che il moto vorticoso delle braccia di Shiva si è arrestato per cingere il tuo di destino. Mai! Nessuno! Mio nonno, oasi dell'oltre, l'unico a cui credevo lungo le traversie di Donna Vita. Newari anch'egli, ma di dottrina maoista, quindi povero ma moderno. Moderno ma povero. Povero come tutta la sua stirpe Newari. Un nepalese che di fronte al compenso ricevuto grazie alla donazione di un rene cerca di cambiarsi la vita, di sradicarsi dalla miseria. Fanculo, Newari. Fanculo. No, non è una colonna sonora, ma neanche una forma di accompagnamento. Direi meglio una forma di medesimazione. Una forma di medesimazione nel testo. Che Kemal sa tutto, era sfinito che Kemal si adagiava sui gradoni di una pagoda. Anche questo rapporto tra sacro e profano mi piace molto esprimerlo attraverso questa creazione di linee melodiche intervallate con dei rumori creati con lo strumento. Domani, ore 11, tempio di Shiva. Domani, ore 11, mano sull'addome io, mano sull'addome il fratello europeo. Il sole cala poi, ma il silenzio sorge ora. Lo testimonia il passaggio pettegolo dei turisti sui rickshaw, che guardano e sorridono come se non sapessero, in fondo, sono stati proprio loro a ridurre il mio romanticismo, questa cappa di romanticismo, a tre paroline infami. Traffico di organi. Abbiamo voluto rendere la provocazione, quindi quello che può risultare abietto, spregevole, come il traffico di organi. Dall'altro lato, in un altro continente, il continente che subisce, diviene un atto di grande romanticismo che stravolge positivamente la vita. Krishna mi punta subito. Sì, punta subito a me. E mi avanza come dei parametri contrattuali. Dice che riceverò un anticipo subito dopo le analisi del sangue, quindi la comprovata compatibilità e il saldo una volta concluso il trapianto. E questo, credetemi, mi fa ben sperare, perché delle volte il silenzio funziona ancora meglio. Affrontare la piaga del traffico di organi e intenderlo diversamente, posizionarsi nell'ottica di chi è costretto a fare il donatore. E quando il silenzio funziona ancora meglio, può capitarti di ricevere una martellata
sul capo mentre che sei nel folto della boscaglia a raccogliere legno. Sì? Può capitarti di ricevere una martellata mentre che sei nel folto della boscaglia a raccogliere legna e di restare lì svenuto per ore ed ore. Delle lunghe ore in cui ti fottono il rene. Ti fottono il rene! Prima di risvegliarti con una cucitura dalla ascella all'ombelico e tanto, tanto bruciore. Vedete, io sono convinto che questo sia un romanticismo. Vai retta a me, Kemal, che non è niente, Kemal. Non vi è oltraggio alcuno nei tuoi atti. Non ha scoperto nulla di nuovo l'uomo. Il traffico di organi l'ha già praticato il cielo e da tanto tempo ormai, ed è per giunta sacrilego che l'uomo lo riduca a tre paroline infami: traffico di organi. Certo, il commercio degli organi è uno dei più grandi obbrobri della nostra civiltà, perché nasce in Occidente e serve all'Occidente. E la cosa più grave è che corrompe quel poco che rimane di spirituale in Oriente. Mi si chiudono gli occhi, Kemal. Mi si chiudono gli occhi, che il braccio si è addormentato sull'addome e l'addome si è addormentato sull'anestesia. Prima del crollo è ancora il nonno a riemergere dal fondo del fiume. Piango. Kemal, è il tuo nome! Provieni dall'alta casta dei Newari, fedele a Shiva e a ciò che è sua volontà. Che non è niente, Kemal. Non è niente. Fidati. Solo la musica sottile dei tuoi organi. Solo la musica sottile dei tuoi organi. Solo la musica sottile. Do you